soprattutto nella corsa. Allora, hai anche sfiorato il record italiano, quindi vicinissimo, insomma, in un classe 94, e, insomma, un dottore che resiste al logorio della vita moderna. Sì, sì, diciamo che, insomma, passano gli anni, io ormai sono il più vecchio a resistere in questi 200 dorso, quindi sicuramente tornare a fare un 56 dopo un anno che è stato il 2021 in cui... Diciamo non sono riuscito, il 2022 scusami, non sono riuscito a rifare un 56, è una bella soddisfazione, frutto di tanto lavoro soprattutto per quanto riguarda la fisioterapia, la prevenzione, perché sto iniziando ad avere qualche acciacco alle spalle. L'anno scorso anche le 3 volte a settimana dal fisioterapista, che ringrazio, sono state inutili sostanzialmente perché non riuscivo veramente ad allenarmi come volevo. Quest'ultimo periodo sono stato abbastanza libero dal punto di vista articolare proprio, e alla fine in allenamento sono viste cose buone che facevano presagire un risultato del genere, quindi per fortuna così è stato. Ti qualifichi sempre, ma stavolta con quale obiettivo per futuro? Ma diciamo che alla fine, cioè, io riconosco di non avere le doti che hanno altri miei compagni di nazionale, che giustamente a Fukuoka punteranno a vincere, si spera. E l'idea di essere lì con loro, magari, non lo so, a dare man forte, a fare gruppo, e, eccetera, è un grandissimo onore. Quindi io spero di fare così o meglio come tempo, e poi quello che verrà a me andrà bene, insomma. Non mi sbilancio mai con pronostici. Io, diciamo, il mio obiettivo che mi manca è che vorrei raggiungere prima di appendere col cucchiaino al chiodo, ce l'ho, vedremo se... non si può dire. Te lo dico se ci arrivo. Hai battuto un'ora che è un emergente, insomma, uno che ci prova sempre, però probabilmente anche la sua, diciamo, l'essere vicino di corsia ti ha aiutato a superarti. Sì, sì, beh, Lorenzo è cresciuto tantissimo, è un ragazzo che deve ancora sbloccarsi in vasca lunga, perché oggettivamente in vasca corta è fra i dorsisti più forti al mondo. E... insomma, è lì, una volta nel 2021 ha vinto lui l'anno della qualifica olimpica, e meritatamente, perché era stato molto bravo, e io molto meno bravo ovviamente, e quindi niente, dai, io confido che a Sette Colli, se gli verrà data una possibilità, onorerà la maglia azzurra come ha sempre fatto, anche molto meglio di quanto abbia fatto io. Senti, l'attività di medico quanto ti aiuta, diciamo, anche a non pensare al nuoto e viceversa, insomma, come arrivi in piscina? Tanto, io ho sempre sostenuto che il fatto di fare due cose contemporaneamente sia un plus e non un handicap, se così si può dire, perché avere due impegni, due cose in cui uno dedica, in cui si dedica, ti mettono nella condizione di, diciamo, evitare il cosiddetto ultimatum, cioè se mi va male la gara, vado male io come persona. Quindi se la mia gara va male, diciamo, io ho la medicina che va bene, quindi dico, vabbè, dai, non faccio schifo, non so se rendo l'idea. E quindi in questo mi ha aiutato tanto. Complimenti.